Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui in casa di Ali, laggiù c'è la mia socia. Ciao. Ecco, non so se avete sentito in lontananza. Oggi sono qui per farvi un nuovo A Day in My Life. L'ultimo che vi ho fatto, in realtà, che era anche il primo di questa tipologia, insomma, di questa categoria, risale all'estate scorsa, a quando avevamo da poco aperto Mea e vi avevo fatto vedere, diciamo, com'era più o meno la mia giornata tipo da freelance. Questa è una sorta di video a metà tra una routine e un vlog, diciamo, il connubio perfetto. Oggi sono in Mea Office, ho tante cose da fare, abbiamo anzi tante cose da fare, e ho deciso appunto di unire le due cose, quindi l'utile e il dilettevole, di farvi un po' vedere come procede la nostra routine, le nostre cose da fare post periodo a casa, quindi come ci siamo un po' ripresi, come abbiamo cercato di riprenderci lavorativamente da tutto quello che è successo. Considerate che io arrivo qui in ufficio, insomma, da Alice più o meno per le 10, 10 e mezza, dipende moltissimo dalle cose che dobbiamo fare. Oggi me la sono presa, in realtà l'appuntamento era alle 10 e mezza, ma io alle 10 e un quarto ero qui, così. Adesso, Demblè. d'emblée, qui c'è Ali che sta stampando le fatture perché una delle cose che dobbiamo fare e che abbiamo dovuto, diciamo, imparare a fare durante il corso di quest'anno è un po' seguire la parte burocratica. E quindi adesso stiamo facendo delle fatture da poi mandare alle aziende o alle persone con cui lavoriamo per appunto essere pagate per i servizi che abbiamo svolto in queste ultime settimane. E questa è una parte che facciamo spessissimo durante, insomma, non durante le settimane, perché ovviamente non è che proprio siamo così imprenditrici digitali come Chiarona, però ecco, succede sicuramente 3-4 volte al mese, insomma. Oggi siete fortunati e ci state vedendo mentre fatturiamo, e è un grande giorno e via, quindi questa è una delle prime cose che facciamo un po' noiose, che non vi riprendo quasi mai, però c'è, è parte del lavoro. Dopo una veloce, intensa, breve pausa di acqua, perché noi beviamo come due cammelli, Perché questo parliamo qui, troppo, parliamo troppo, secondo sì, sicuramente quella è la spiegazione più plausibile. Adesso ci stiamo mettendo a finire l'ultima brand identity che dobbiamo fare prima di agosto, quindi del periodo veramente poi estivo in cui tutti vanno in vacanza. Adesso stiamo facendo la parte di social art direction, quindi stiamo realizzando le grafiche per questo cliente che poi andrà a utilizzare sui suoi profili per la sua azienda, insomma, per il suo marchio. In realtà li abbiamo già fatti, vanno solo assemblati perché non ci vediamo tutti i giorni, ci vediamo più o meno due, tre volte alla settimana, dipende poi. dipende. Quindi adesso dobbiamo andare ad assemblare quello che abbiamo realizzato ieri da soli, ciascuno a casa propria. Mettiamo tutto insieme e poi settimana prossima abbiamo la consegna. Sono belle? Sì, secondo me sono venuti abbastanza carini. Bene. Senti, io non sapevo che cosa scrivere sui copy, quindi l'ho lasciato bianco. Intanto ora che leggo tutte le cose che ho scritto. Ah, intanto guarda le sigle. Sono le ultime tre, ovviamente quelle blu. Perché sono tutte dello stesso colore. No, perché cioè, lo sfondo è sempre blu e poi il colore sopra si Ok. aggiunge, quindi l'inizio è sempre blu. Molto fighe tutte. L'unica cosa che forse qua metterei meno testo più centrato per farmi fare più. Non Ok, lo vuoi modificare direttamente so da là se perché è ti hai sentito, no? NPSD. Sì. Stavi sognando, poverina. Ogni tanto mentre lavoriamo c'è questo sottofondo di lei che piange, strilla, si lamenta mentre dorme. Dai, dormi. È arrivato questo momento che tutti aspettavate. Finalmente! Martina è stata debellata dal canale. Ted Mea, adesso, che è una cosa che facciamo Una volta a ovviamente settimana per regolarmente. forza. E stiamo decidendo innanzitutto la color palette. Quindi i colori che poi Sì. rappresenteranno la settimana prossima. E poi gli argomenti. Diciamo che di solito in settimana se vediamo qualche argomento che ci piace ce lo segniamo e quando siamo insieme poi ne Ne parliamo. discutiamo, sì. Sì. E se no ci mettiamo qua a cervellarci finché non ci esce Le tre idee un'idea. ce l'abbiamo per Sì. adesso, abbiamo anche la color palette, ci manca la Manca sorpresa del e il lunedì. podcast che dobbiamo anche registrare oggi. Più o meno per l'una andiamo a pranzo, quindi adesso ci ritiriamo qui in cucina per apparecchiare, cucinare e quant'altro. Ultimamente siamo diventate super brave e facciamo sempre cose che siano, non vi dico dietetiche, ma quantomeno leggere per poi poter lavorare in serenità, perché sennò a volte ci siamo abbuffate troppo. Allora, sono passate un po' di ore dall'ultima ripresa che vi ho fatto, ovvero da il pranzo, mi pare, perché subito dopo pranzo abbiamo avuto la nostra classica riunione di Mea,
perché dovete sapere, questa cosa ve la dico spesso, però secondo me è fondamentale ed è uno dei motivi per cui noi ancora siamo qui, non ci siamo ancora scannate. Quando ci chiedete come fate a sopportarvi sia a livello lavorativo tutti i giorni che a livello d'amicizia, perché facciamo questa cosa, che consiste, ora appoggio un secondo così appoggio il computer, nell'analizzarci per lo più da un punto di vista lavorativo, però poi mettiamo in mezzo anche un po' cose personali, perché comunque ovviamente, cioè, mea, siamo noi due. E praticamente analizziamo quello che va e quello che non va, capiamo un po' il da farsi, perché questo è un momento un po' tosto, poi ve ne parleremo più avanti per sì, quando sarà finito. Quando sarà finito e saremo come tranquille. Sempre. Sì, anche se valuterò di farvi vedere anche i down del nostro lavoro, del nostro percorso lavorativo, perché ci sono, se no sembra sempre tutto rose e fiori, in realtà ci sono pianti e lacrime, quasi tutti i giorni. Quasi tutti i miei. E vabbè, ognuno è come, ognuno si sfoga com'è. E quindi insomma ci siamo un po' confrontate, abbiamo trovato delle soluzioni a un problema che abbiamo e poi ci siamo riprese, insomma abbiamo fatto un'oretta e mezza, devo dire, di sì, insomma, analisi l'una verso l'altra, e adesso siamo per registrare il podcast. Tra l'altro siamo molto felici perché oggi Spotify Italy ci ha consigliato sul loro account Instagram come dicendo podcast della settimana, come podcast della settimana ad ascoltare. Siamo super super orgogliose, cioè proprio la pagina ufficiale, quindi zero, grazie, vuol dire che ci hanno anche ascoltate, che imbarazzo. Carini. Che delle persone adulte, no, non perché non è detto che siano adulti, però magari sono, beh, sicuramente sì, però insomma quanto può avere il social media manager di Spotify, almeno 25 anni, sì. Comunque nel senso siamo contenti, cioè, ci fa impressione, siamo molto molto contente, sì. Quindi siamo felici, vediamo il buono della giornata, Alice, non vediamo sempre solo la parte negativa, anche se per noi che siamo un po' precisette, è un po' difficile. Quindi abbiamo scritto il titolo, cioè il podcast, bello, tutto, podcast è molto bello, quindi mi raccomando, domenica andate a sentirlo, anche se ve lo linkerò da qualche parte. Esatto. E adesso ci mettiamo a registrarlo e poi facciamo l'ultima cosa che ci riguarda per oggi, cioè la parte di TikTok. Vi spiego una cosa. Qual era la domanda? Ho risolto, okay. Mi sono risposta. Chi doveva iniziare? Io. Tu. Io. Ok, mi sa che ci conviene accostare. Sento un naso per parlotta. Sì. Però no, forse quella va un po' tirata giù, non lo so, non me la ricordo così aggressiva. Così. Ah, te lo giuro, Alice, sì, mi sembrava di stare, non lo so, dalla polizia me... un interrogatorio. Mamma mia, che ansia. Mi vedete in questa brutta ripresa perché sto prendendo il banchetto che ci serve per poterci mettere a registrare i TikTok. E a tal proposito volevo aprire una parentesi perché vi voglio raccontare un po' cosa c'è dietro a questa cosa di TikTok. Qualcuno di voi mi ha un po' chiesto, e siccome io a volte do troppo per scontate le cose, nel senso che ovviamente dalla mia prospettiva alcune cose sono talmente chiare perché faccio questo lavoro, che però è relativamente nuovo, che perdo di vista il fatto che non per tutti, perché giustamente può non interessarvi, perché potreste non saperlo, perché fate altre cose nella vita, non è così ovvio, e mi dà fastidio non darvi una visione completa. Volevo raccontarvi che cosa stiamo facendo adesso a tal proposito. E per spiegarvi questa cosa appunto di TikTok ho portato l'ospite speciale diciamo, confessionale. Esatto, questo è il posto del confessionale stile Grande Fratello. E perché gli stavo dicendo che insomma probabilmente non ho mai detto esattamente a che cosa a noi potrebbe servire TikTok, e siccome penso che sia una cosa interessante e in un A Day in My Life, che quindi non è un vlog dove vi racconto un po' cose che mi accadono, tra cui lavoro, però non in modo principale, ma è proprio una cosa giornata specifica lavorativa, quindi mi fa piacere anche far vedere qualcosa, dirvi qualcosa in più, volevo appunto dirgli perché, cioè che cos'è per noi. Perché sennò mi rendo conto che, essendo considerato comunque un mezzo per giovanissimi, e noi sempre lo definiamo come un mezzo per giovanissimi, noi non siamo giovanissimi. Non più. Non più. Siamo state. Beh, diciamo che secondo me in primis, per noi essere su TikTok e capire perché i video vanno bene, perché alcuni dei nostri video vanno molto bene, alcuni vanno malissimo, non si sa per quale ragione, è una ricerca per il nostro lavoro, perché visto che TikTok probabilmente già da settembre sarà il mezzo principale su cui tutte le aziende comunicheranno, conoscere i meccanismi per noi è di vitale importanza per rimanere al passo. E poi soprattutto perché in realtà per noi è un mezzo, aspetta che c'è una zanzara enorme, che per noi avere, cercare di ottenere una grande visibilità su TikTok chiaramente è tutto in funzione di raggiungere obiettivi diversi, quindi avere sempre più visibilità anche su Instagram e quindi avere un pubblico ancora più grande che ci può portare più lavori,
più un circolo virtuoso, diciamo. Sì, ecco, quindi questo volevamo dirvi, perché chiaramente sennò mi rendo conto che dall'esterno possa sembrare una roba del tipo ma che siete due sceme, nel senso, e in parte sì, perché comunque siamo due che fanno le cose con molto entusiasmo e grande euforia, che a volte sembriamo veramente due sceme, però è perché questa cosa per noi può essere un mezzo per raggiungere un obiettivo che è chiaramente molto più alto delle visualizzazioni al TikTok che ci facciamo, nel senso proprio nulla, è per raggiungere qualcos'altro, quindi dimostrare qualcosa e di conseguenza poi da quella dimostrazione ottenere altro, quindi è un mezzo per, non è fine a se stesso, è come Instagram. Sapete perché Milka ha scelto il colore viola come per il suo brand? No, forse direi Milka, cioè, ha scelto un colore che non avrebbe dovuto scegliere, cioè, capito, che direi tipo, cioè, la frase è sensazionale, quindi ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto. Sono esattamente le 18:31. Vabbè, si è spento, però credetemi, insomma. E questo è l'orario in cui di solito più o meno me ne vado. Di solito me ne vado tra le 6 e le 6 e mezza, quasi sempre, insomma. E così si conclude la nostra giornata lavorativa, che è stata pesante, perché si è conclusa con un momento un po' pietoso trash di noi che rompiamo le scatole alla gente, come sempre, perché siamo un po' petulanti nelle nostre richieste, ma è così che si ottengono le cose, rompendo le scatole agli altri, mai superando il limite della decenza e della dignità dell'essere umano, ma sempre andando sfiorando, accarezzando quel limite e portando proprio le persone all'esaurimento, ed è lì che si raggiungono gli obiettivi. Questo perlomeno è la tecnica mea design. Finalmente a casa, e ormai sono le 7:10 praticamente, perché vi faccio vedere anche questo momento a casa, e in teoria non è un vlog, quindi non ve lo dovrei far vedere, perché parte della mia giornata è anche tornare a casa e avere un momento di tristezza. Non so se capita anche a voi, penso sia una cosa abbastanza normale, dei momenti in cui uno si ferma dopo una giornata in cui ha fatto cose, insomma è stato con altre persone, nel mio caso insomma sempre la solita che Alice, e in cui rimani da solo e un po' tiri un po' le somme, no? Fai un po' l'esame di coscienza. E questo è un periodo un po' giù, vi dicevo. Ve ne stavamo accennando prima e vi avremmo detto che poi quando insomma sarà finito ve ne parleremo, come abbiamo già fatto in passato. Invece vorrei un pochino accernarvene, perché sennò sembra sempre che uno faccia una vita perfetta. Ora, io non mi sembra di avervi mai cercato di propinarvi qualcosa che insomma non era la realtà, però mi sembra sempre di farvi vedere che sono al massimo, e invece ci sono anche dei momenti in cui proprio no, non sono al massimo. In primis perché io detesto l'estate. È un periodo un po' giù perché sono concluse delle cose e è stato bello finché è durato, però quando si conclude qualcosa inizia l'ansia per quello che verrà dopo. Stavo ascoltando prima il podcast di Muschio Selvaggio con Fedez, Luis, Martin e la puntata in cui c'è Chiara, e lei diceva che insomma è normale avere ansia per il futuro, essere confusi, che però insomma bisogna sempre cercare di rimanere focus, no? Su dove si è, su quello che si è, su quello che si sta facendo, di non andare nel panico. E mi ha fatto molto sorridere perché l'ho trovato molto simile alla mia situazione adesso, anzi alla nostra situazione, perché è un momento un po' di meno al top di me, cioè vi abbiamo mostrato tanti momenti in cui eravamo proprio carichissime, e questo è un periodo un po' più giù, è un momento in cui ci si richiede uno sforzo psicologico e fisico non da poco. Speriamo che con settembre le cose migliorino, perché questo agosto non è come ce lo saremmo aspettato. Ovviamente non è colpa nostra, nel senso che se non ci fosse stato questo stop totale e tutto quello che poi ne è conseguito di peggio, ovviamente le cose sarebbero in modo diverso. Sono grata per quello che ho avuto e per le opportunità che ho avuto, però chiaramente un po' di, non so come descrivervelo, di ansia c'è. Stiamo ovviamente cercando di fare il meglio, come sempre, di essere cariche, pronte per iniziare un nuovo anno ancora più brillante di quello precedente, però ecco, questo è un periodo un po' così, quindi anche se si riflette qui è per questo motivo, perché ho un sacco di pensieri, non è un periodo felicissimo, quindi nulla, mi andava di far vedere anche questo momento, perché Day in My Life è anche questo, che non vi faccio vedere nei vlog, non vi faccio vedere nei video, nelle storie, perché non mi va di rompervi le scatole, magari di intristirvi, però c'è anche questa parte, quei momenti di giù, in cui sono tristissima, ecco, penso che le cose andranno male, poi però, Martina, riprenditi. Ho tentato di farvi vedere una mia giornata oggi, che non è il top, però esiste anche questo, e secondo me fa parte anche del gioco e della vita, insomma, mostrarvi anche i momenti meno felici, diciamo, un po' più complicati. Io vi mando un grande bacio, e noi ci vediamo alla prossima.